Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Lo so, quest'estate vi sto spronando veramente un botto a partire. Il problema è che in giro trovo robe troppo fighe e per forza devo condividerle con voi. E quindi oggi per la prima volta su questo canale parliamo di Pokémon. Sì, lo so, ho trascurato un pochino, ma sapete, dopo Bianco e Nero sono finiti i soldi e non potevo giocarci. E quindi, diciamo, l'interesse è un po' scemato. Comunque negli ultimi anni mi sono riappassionato e quindi un video sulle cose più fighe da fare e da vedere. Non ve lo tiro fuori? Ovviamente sì. E quindi partiamo dal Pokémon Center. Sì ragazzi, lo so quello che hanno detto Seidonia e Dario Moccia. Si tratta solo di un centro commerciale tipo Ikea, che al posto dei mobili ha cose a tema Pokémon. Ok, ma cazzo, stiamo parlando di un posto dove ci sono solo roba a tema Pokémon. E il semplice fatto che si chiama Pokémon Center come l'anime o il videogioco lo rende figo. So di non parlare in maniera lucida e oggettiva, ma come un fanboy che probabilmente si farà derubare da quel posto, ma vabbè, questa è la vita. Che volete farci? Ok, dopo essere stati derubati al Pokémon Center Tokyo DX a Nihonbashi, lì a fianco si trova un altro bellissimo posto dove essere derubati, ovvero l'unico Pokémon caffè permanente al mondo. Voglio essere lucido in questo momento. I piatti sono carinissimi, del tipo li vedi, ci devi fare per forza una storia su Instagram. Il problema è che mi sa tanto di chimico, cioè ho dei dubbi sul sapore. Più che altro, da come ho sentito dire, il cibo giapponese non è tutto rose e fiori, soprattutto gli snack confezionati. Probabilmente dipende dal fatto che loro si trovano dall'altra parte del mondo rispetto a noi, e quindi i gusti potrebbero essere diversi dai nostri. Questo non lo nego, ma vabbè, per una volta ci si può andare per provarlo. Potrebbe essere realmente buono, oppure potremmo prendere tutto in intossicazione alimentare. Vedremo. Passando oltre, per chiunque voglia venire in Giappone d'estate, a Yokohama viene organizzato il Pikachu Outbreak, cioè una parata dedicata a questo Pokémon. L'evento si svolge una volta l'anno e dura circa una settimana, quindi bisogna essere fortunati a beccare il periodo giusto. Allora, posso sembrare un ritardato, ma il giorno che ho trovato questa notizia e ho visto la foto dove c'erano tutti questi Pikachu, mi sono comportato come una ragazzina di 6 anni. Ho detto semplicemente: oh mio Dio, devo portarmene uno a casa, perché non ho un gattino, ma un Pikachu domestico si potrebbe anche fare. E se lo vogliamo confrontare con un cane, il Pikachu non lo devi portare a spasso, fa tutto da solo. Vedete i vantaggi? Parlando adesso per tutti gli smanettoni di figurine collezionabili, ovviamente come il sottoscritto, è possibile andare o ad Akihabara o a Nakano Broadway, che sicuramente è meno famosa, ma secondo me può nascondere qualche chicca interessante. Mentre per quanto riguarda gli smanettoni dei videogiochi, il Giappone è il posto perfetto perché costano meno e li puoi trovare ovunque. E naturalmente Akihabara e Nihonbashi ne sono pieni. Spostandoci adesso a Ikebukuro, è stato aperto un negozio a tema Pokémon Go, anche se comunque anche lì è un po' scemato, come del resto ovunque. Al suo interno possiamo trovare valigetta a forma di incubatrici per uova, monete di cioccolato che assomigliano alle Pokémonete, un team merch per capire chi sono i tuoi alleati e chi invece devi battere. Troveremo anche un tabellone dove possiamo scrivere quello che stiamo cercando, casomai ce lo avesse qualcuno lì dentro. Inoltre c'è anche uno spazio per le battaglie in PvP, completo di linee sul pavimento per farlo sembrare una vera e propria arena. E per concludere, la parte migliore è che al suo interno è situata una palestra, e quindi la squadra che detiene il gioco darà il proprio colore al negozio. E sinceramente io sono dell'idea che cambierà ogni 5 secondi. A parte tutto ragazzi, se andate in Giappone, una cosa che mi sembra logico fare è una fottuta scorta di Pokémon, perché quelli che trovate là, da noi, non si trovano. E quindi ve li fate pagare bene dai vostri amici. Per tutte quelle persone dolci, coccolose, tipo zucchero, che provocano il diabete, Pokémon ha pensato anche a loro. Infatti esiste il Pokémon Sweets. Si tratta di un locale dove possiamo trovare diverse varietà di dolci, come ad esempio Cupcake Pikachu, Bamkuken, latte decorato, e dei panini. Raga, adesso vi dirò una cosa che può sembrarvi strana, ma non vi è mai venuta voglia di cercare i Pokélitz? Beh, in Giappone sono i tombini a tema Pokémon. Mi volete veramente chiedere cosa c'è di bello in tutto questo? Beh, proviamo a guardarli con gli occhi di un bambino. Cioè ragazzi, io mi emoziono guardando la neve. Secondo voi, se io vedo dei tombini con delle raffigurazioni di Pokémon, posso dare di matto? Inoltre, il sito web Pokélitz afferma che i vari canali fognari non sono artificiali, ma sono stati creati dai Diglett. Inoltre, sempre il sito web, con l'aiuto di Google Maps, ti permette di rintracciare i tombini e di andarli a cercare. Parliamo adesso del Pokémon Hotel Room, dove avrai una stanza
adulta a tema Pokémon, con un enorme Snorlax di peluche nel letto. Bisogna dirlo, è strana, ma sicuramente in Giappone ci sono cose più strane. Quindi, va bene, facciamocelo andare bene. Raga, giuro che Ade se sboccia proprio. E prima di morire giuro che devo andare assolutamente a vedere questa cosa, perché se non lo vedo con i miei occhi, non ci credo. In Giappone c'è gente che fa il poke matrimonio. Possiamo vedere infatti due Pikachu, come quelli della parata di prima, stare accanto all'altare vestiti per l'occasione. E ogni dettaglio, dal catering alla torta al certificato di matrimonio, sarà ufficialmente concesso dall'azienda Pokémon. Sempre in Giappone è possibile provare anche il Pokémon Train. Questa cosa fu ideata nel 2012, dopo che la regione di Tohoku fu devastata da un terremoto e da uno tsunami. L'obiettivo era quello di riportare un sorriso nei bambini di quelle zone e inoltre attirare anche turisti. Finora il treno il suo l'ha fatto, perché dal 2012 al 2017 ha trasportato 40.000 persone, quindi onesto. E per concludere il nostro viaggio, ragazzi, abbiamo il Pokémon Expo Gym. Si tratta di una struttura interamente dedicata ai videogiochi e ai personaggi del mondo Pokémon. All'interno, infatti, verranno proposte tantissime attività per tutte le età disparate. Allo stesso tempo i piccoli allenatori avranno la possibilità di svolgere alcune attività educative e divertenti allo stesso tempo. Io, ragazzi, finisco qua, perché ci sarebbe una marea di roba da dire inerenti ai tornei competitivi del videogioco e del gioco di carte, ma da semplice giocatore e collezionista non me ne frega niente. Senza contare poi tutti gli eventi temporanei e le cose da mangiare a tema Pokémon. Quindi, come ho già detto, possiamo concludere qua. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione c'è il mio Instagram, quindi mi sa che dovete seguirmi, che ci sono un sacco di cose fighe. Quindi, ragazzi, state easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!